Uno dice di sì e poi si pente, nel senso che allora l'idea era quella di essere qui con due amici, con Luca Dorinelli che conosco da tanti anni e con Giacomo Moretti, con cui da qualche anno invece è nato un bel rapporto, insomma, un riconoscersi ridendo appunto, fra l'altro, sorridendo. E anche in fondo Monsignor Zuppi, con cui ho condiviso di recente delle cose stranissime, tipo un dibattito nelle terre di Guareschi insieme a Bertinotti, uno faceva Don Camillo, un altro Peppone, proprio di recente, insomma, oltre ad altre cose che... Sì, a un certo punto li ho proprio girati, li ho usati alla rovescia, insomma, perché mi sembrava interessante. Poi in realtà, poi uno arriva qui, cioè no, arriva qui, poi mi arriva questo libro per cui ha detto di sì a moderare la presentazione e, come dire, si ritrova docenti, filosofi, filologi, medici, almeno tre teologi, quindi due dottori teologi, poi c'è Indolbifi che è un altro, poi c'è insomma, il professor Ghisalberti che è un grande dantista. E quindi l'espressione giusta che uno tira fuori a un certo punto è che ci faccio qui, io che sono un semplice giornalista, televisivo anche di quelli bassi, da un certo punto di vista, e uno può dire questa è una citazione alla Cetoli, no? Che ci faccio qui, Bruccetti. No, è una citazione alla Chesterton, così entriamo dentro una cosa. Perché? Se avete letto la biografia di Chesterton, che fece la San Paolo un po' di anni fa, un autore fosse un inglese, era molto affascinante un episodio che racconta questa biografia. Lui a un certo punto ha un appuntamento, deve fare una conferenza in un piccolo paesino della provincia inglese. Lui sta leggendo un poliziesco, sale sul treno, alza la testa, vede la stazione giusta, scende, a quel punto non si ricorda più perché è lì e quindi si chiede ma che ci faccio qui? E deve telegrafare alla sua segretaria a Londra che gli rimanda, c'era il telegrafo allora, quindi ci vuole un tempo, lui probabilmente è andato avanti a leggersi il poliziesco, l'ha finito insomma una volta che era arrivato in questa località, e per capire poi dove deve andare riceve questo telegramma e finalmente va nel posto. Allora è interessante perché questo ci introduce, se avete letto un po' Chesterton, se sapete qualcosa, la sua distrazione era leggendaria, no? Era forse l'uomo più distratto d'Inghilterra degli anni 30, insomma. E però dà anche l'idea di un senso di autoironia, secondo me, che ci introduce benissimo a questa nostra presentazione. E, però comincerei, prima ancora di tirare dentro gli autori, con Monsignor Zuppi, che credo ci abbia preparato per voi un saluto speciale e allora lo ascoltiamo. Purtroppo non posso essere presente come avrei desiderato a questa presentazione. Vi saluto e ringrazio tutti quanti per la presenza e ringrazio di nuovo Don Samuele e Riservato per la cura che hanno avuto nel pensare e nel mettere insieme tanti contributi così originali per dare ancora, per ricordare assieme il Cardinal Biffi, per onorare i suoi 90 anni, per continuare anche a godere della sua intelligenza, delle sue tante intuizioni spirituali, teologiche, spirituali e anche letterarie, quelle che appunto troviamo in questo libro così profondo, così intenso, perché ci porta a ripercorrere tanti interessi del Cardinale, che ci fa capire anche il Cardinale partendo proprio da questi suoi autori che ha amato e che ha insegnato a amare, di cui sono stati anche dei riferimenti frequenti nella sua predicazione, nella sua pastorale, e attraverso di loro capiamo ancora di più quali erano gli interessi del Cardinale, i gusti del Cardinale, e quindi anche a farcelo apprezzare nella sua profondità, nella sua libertà, nella sua chiarezza di indicare Cristo come il centro di tutto,
e anche proprio per questo della libertà di poter trovare i tanti pezzi che ci possono aiutare a mettere Cristo e a gustare e a capire Cristo centro di tutto. Forse ne manca uno, e così do un po' di lavoro a Samuele e a Davide. Manca Manzoni, e così ne facciamo uno proprio solo per Manzoni, che sicuramente è stato un altro dei riferimenti così costanti per il cardinale. E infine vorrei concludere leggendo questa citazione presa dalla lettera a una carmelitana scalza, a Suor Emanuela, suo riferimento praticamente quasi di tutta quanta la vita, con cui hanno scambiato delle lettere davvero così importanti, così rivelatrici anche delle due sensibilità di questo dialogo, qualche volta confronto che univa i due. E in questa lettera Biffi dice: benedetti coloro che aiutano a leggere e a capire le fiabe, perché le fiabe aiutano a leggere e a capire il mondo per quello che è, non tanto un meccanismo e un emporio, ma soprattutto una foresta di segni e un'allusione. Tutte le cose alludono all'invisibile. E mi vado persuadendo che il guaio più grosso della cristianità è che non ha più il senso dell'invisibile, neppure nei suoi teologi. Beh, lui questo senso di capire, di leggere, capire le fiabe e attraverso questo leggere il mondo, che non è un meccanismo, un emporio, credo che ci ha aiutato ad averlo, e ringraziamo questo libro che ce lo ricorda, ci fa gustare, forse un po' più del gusto dell'invisibile nelle cose visibili, ci aiuta a capire la storia che stiamo vivendo e a trovare in questo la presenza di Cristo. Grazie e buon lavoro. Allora, ringraziamo virtualmente il signor Zuppi, ma io vado subito dagli autori, perché se ho capito bene dalla sua postfazione, voi siete, come dire, una commissione, questo libro sembra di capire. Voi avevate già lavorato, se ho capito bene, sugli scritti precedenti di Biffi, no? Quindi da parroco, se ho capito bene, perché ricordiamolo, il cardinale Biffi è stato innanzitutto un parroco di questa città. Da lì ha cominciato in qualche modo anche il suo cammino intelligente. Sant'Andrea, giustamente, come ricorda Giacomo. E quindi fatemi capire questa commissione come è nata, perché ci siete messi, perché avete scelto questo e perché avete saltato Manzoni, perché è stato denunciato apertamente. Ho preparato un altro libro. Come hai capito dalla postfazione, ma soprattutto, come anche indicato da questa buffa e divertente presentazione, niente meno che di No. Pinocchio. Ecco, certamente questo. Beh, spiegherà meglio Samuele tutte queste cose. D'altra parte, loro sono abituati a sentirmi il mercoledì e il giovedì, quindi mi piacerebbe invece che sentissero anche la sua voce. Diciamo che questo è. Sono emozionato, di solito quando parlo davanti alla gente, anzi chi mi conosce sa che prendo gusto, invece oggi sono emozionato, ma sono emozionato per il motivo per cui questi libri poi sono venuti alla luce, cioè un'emozione di gioia, di gratitudine. In realtà questo è il terzo libro, potrebbe essere una trilogia. Il primo che abbiamo fatto, Ubi Fides, Ibi Libertas, raccoglie a un anno della morte il ricordo e soprattutto lo studio della teologia di Giacomo Biffi. E lì abbiamo chiesto a grandi personaggi della cultura, della politica, della scrittura un contributo. E questo è un mio vanto personale, bisognerebbe vantarsi, ma ci tengo, è il primo libro in assoluto in cui hanno scritto due papi viventi, sia Benedetto XVI che Papa Francesco. Poi ce ne sono altri, ma questo è il primo, quindi abbiamo altri libri su altri libri. Quindi questo è stato il primo libro. Il secondo, appunto, abbiamo raccolto tutti gli scritti di Giacomo Biffi, parroco. E anche questo, il titolo è Cose nuove, cose antiche. E poi questo è il terzo libro, invece, dove abbiamo conversato con grandi esperti, due sono su questo tavolo, delle passioni letterarie che il cardinale appunto aveva.
Perché dicevo l'emozione? Perché mi è stato chiesto più di una persona: ma tu per fare sti lavori che ci guadagni? E io dico che ci guadagniamo, perché sono sempre stati fatti insieme al professor Serbato. Allora poeticamente, senza nulla togliere alla verità, mi viene da rispondere alla Saint-Exupéry che ci guadagno il colore del grano, nel senso che questo libro ci ha permesso di creare legami molto molto belli con tante persone, personalità che abbiamo conosciuto nel primo libro, nel secondo libro tantissime persone che hanno voluto raccontare i loro aneddoti, i loro ricordi del cardinale, persone di tutti i ceti, di tutte le formazioni, e poi questo terzo libro la fortuna di conversare con chi è davvero esperto su questi temi. Poi altri legami che abbiamo creato, ovviamente con Monsignor Zuppi abbiamo stretto amicizia. Questo libro è stato proprio commissionato, lui ci ha chiamato a Bologna, ha detto dobbiamo fare qualcosa, e pensa che ti ripensa, è venuta fuori questa idea. Poi anche qui un altro mio motivo, più che di vanto, per me non trascurabile, è uno dei pochi vescovi con cui messaggio con WhatsApp. Non mi capita quasi con nessun altro vescovo, neanche col mio. Noi sappiamo che la diocesi di Milano, io sono un prete ambrosiano, il vescovo è sempre difficile da raggiungere, non tanto per la sua buona volontà, ma per i vassalli che ha intorno, che gli fanno un po' da scudo. Ma il più grande, e concludo perché ci sono altri personaggi, altre persone da sentire, la cosa più grande, davvero il legame più bello che io e il professor Serbato abbiamo potuto costruire nel tempo, è proprio quello con il cardinale Giacomo Biffi. Magari qualcuno dei più giovani non sa chi è stato: un grande sacerdote, un uomo di fede, un uomo di Dio, ma è stato anche un fine teologo, profondo conoscitore della natura umana, e poi aveva un umorismo incredibile, e questo, la sua ironia, la sua arguzia, è ciò che te lo rendeva simpatico a prima vista. Abbiamo qui Giacomo Poretti proprio per questo, perché abbiamo deciso un capitolo che il letterato su cui studiare il pensiero era proprio Giacomo Biffi, e il tema era proprio quello dell'umorismo. Finisco così con una citazione. Il cardinal Biffi per me è stato una delle poche persone conosciute di cui non solo il talento, ma soprattutto il genio mi si palesava potentemente. Non era solo una persona che valeva, ma una persona geniale. Allora ho trovato questa frase di Arthur Schopenhauer, perlomeno la frase a lui attribuita, che dice così: il talento coglie un bersaglio che nessuno riesce a colpire, il genio coglie un bersaglio che nessuno riesce a vedere. E poi io dico, comprensibile, perché è un po' il sottotitolo di questo libro, come ha già detto Monsignor Zuppi, tutte le cose alludono all'invisibile. Lui aveva lo sguardo giusto, perché mi sembra fosse lo sguardo che Dio ha sulla realtà, e lo sguardo di Dio che ha sulla realtà è quello più giusto, perché la realtà l'ha creata lui. Grazie. Vengo a porre. Scusate, non ho detto su Manzoni. È in preparazione. È in preparazione. Diciamo che Luca era un esperto di Manzoni. Giacomo conosce bene Manzoni e mi ha detto: ma perché dobbiamo lavorare noi quando c'è già più chi è più preparato? Faremo uno spettacolo teatrale. Allora, vengo appunto a Poretti. Dunque, a un certo punto di questo libro, quando comincia la conversazione che lo riguarda, ho sentito una frase piuttosto impertinente, no? E ve la leggo. Mi ha incoraggiato molto il fatto che, apro una parentesi, a volte mi sembra di avere una visione della vita, della fede, del disegno di Dio da fuori di testa. E dice, leggendo Biffi ho trovato conferma. Poi va avanti, anche su altre... Però, ecco, è un po' impertinente. Affrontare Biffi con questa chiave, ci spieghi? Se volevate un teologo ortodosso, chiamavate un altro, da dire. Ma intanto ripeto anch'io la stessa domanda.
che cosa sono qui a fare, dove sono, cos'è che hai detto, no? Che ci faccio qua? Ecco, non mi ricordavo neanche quello che avevi detto, pensa a te come sono venuto. Sì, provo mai alla cittadinanza onoraria. Ah, va bene. Allora, va bene, non so se vi può interessare, però a un certo punto, un paio d'anni fa, ho ricevuto delle telefonate da uno stalker, anzi due stalker, no? Che erano questi due soggetti qua, che mi tempestavano di richieste, no? Un prete, un teologo, cosa vogliono da me, no? E poi alla fine mi sono deciso di rispondere, no? E la richiesta era appunto un'intervista sul cardinale Biffi, ed è curiosa, perlomeno la mia vicenda personale sul cardinale Biffi, che insomma un po' fa ridere, quindi siccome un po' fa ridere, non è del tutto casuale, io credo poco alla casualità, no? E anche in questo caso, no? Per farla breve, cioè, pensate che io ho abitato a Legnano quando il cardinale Biffi era a Legnano, ma ahimè era un periodo in cui le chiese non le frequentavo, anzi, no? Giravo bellamente alla larga, no? E questo è un motivo di curiosità. Secondo, il fatto che uno, cioè ti dicono di fare un'intervista su di uno che si chiama come te, è già, però, no? Forse è chiamato Fabrizio Biffi, magari avrei detto no, grazie, no? Poretti non sono io, non è in casa. Il fatto che si chiamasse Giacomo Biffi è un altro motivo, forse più psichiatrico che non letterale, però, no, esatto. No. E la cosa curiosa è che un po' lo conoscevo poco per la verità, Giacomo Biffi, adesso non ricordo bene perché sono anziano, ma delle due l'una, forse una delle prime cose che ho letto di Giacomo Biffi, o è questa o quella su Pinocchio, però mi ricordo bene che quando ho acquistato questo libro, che è il quinto Evangelo, siccome io frequento le librerie così, anche quando ho mezz'ora di tempo, vado lì, guardo, e il titolo mi ha molto incuriosito, no? Il quinto Evangelo, io mi sono detto, ma non era quattro, no? E allora, niente, ho preso questo librettino senza conoscere l'autore e devo dire che l'introduzione al libro è, intanto è un omaggio a Manzoni, no? E qui addirittura se, poi magari vediamo, poi se avete voglia un paio di pagine ve le potrei anche leggere, perché cominciando questo libro, cominciando dall'inizio, da una scoperta sensazionale, un po' la premessa a questo libro, a queste sue divagazioni, osservazioni e integrazioni al Vangelo, le ha voluto in un qualche modo giustificare, come ha fatto, e ha trovato un artificio drammaturgico letterario che aveva già usato Manzoni, infatti poi alla fine gli rende omaggio dicendo ma questa roba qua non è roba mia, l'ho trovata, anzi non l'ho neanche trovata io, l'ha trovata, e qui comincia a raccontare la storia della sua amicizia con il commendator Giovanni Migliavacca, che io praticamente ho riso per mezz'ora, perché già solo questa introduzione di 4-5 pagine, secondo me dovrebbe essere insegnata in tutte le scuole laddove si parla di letteratura e di umorismo, perché è di una raffinatezza, di una profondità, no? E poi se volete poi dopo magari ne leggiamo un paio di pagine. Ecco, quindi sono rimasto colpito da questa ironia, da questa profonda ironia, e mi colpiva ovviamente, lo ammetto, perché ad usare questo stratagemma letterario era un sacerdote, non era un semplice sacerdote, no? Quindi la cosa mi aveva doppiamente colpito. E quindi questo che cosa mi ha rivelato? L'importanza del linguaggio, dello stile. Già lo facevo, lo faccio di mestiere, faccio il comico, più che l'umorista faccio il comico, che è leggermente diverso, ma senza sottilizzare troppo. Leggendo questa cosa mi ha incoraggiato, perché e credo di essergli debitore, se poi ho fatto le cose che ho fatto, quindi scrivere dei libri,
o avventurarmi addirittura in uno spettacolo sull'anima. Credo di essere debitore anche al Cardinal Biffi, perché lì ho trovato con forza questa convinzione che il linguaggio dell'ironia apre tantissime porte che altrimenti non verrebbero aperte, o comunque ci vorrebbe una fatica incredibile ad aprire le porte di certi argomenti, appunto l'anima, in questo caso il Vangelo. Cioè, il Vangelo è già stato scritto, i Vangeli sono già stati scritti, ma lui ha voluto regalarci un ulteriore commento, no? Un'ulteriore meditazione. E quindi ho trovato straordinario quella cosa lì. E poi l'altra folgorazione è stata quella del libro su Pinocchio. Io ho detto, ma questo è veramente fuori di testa, no? Ed è una provocazione tale e talmente portata avanti che sei costretto a riflettere e quindi si capiscono le cose che vengono dette. L'attenzione sull'invisibile, no? È molto vasto come concetto, o perlomeno io l'ho inteso così, proprio leggendo il libro su Pinocchio, che lì, come credo a tanti, ha spalancato una possibilità di interpretazione e di fruizione di quella fiaba che io avevo letto solo da bambino, tra l'altro neanche tutte, perché mi spaventava molto, mi angosciava molto. Mi ricordo che da bambino, quando, non so se mia mamma o mio papà, mi lessero quel passaggio dove Pinocchio si era impiccato all'albero, ho detto, io non la voglio sentire, questa è una fiaba, una cosa terribile, no? E poi mi sono interessato, finisco. E poi ovviamente conoscevo bambinescamente la storia di Pinocchio, e grazie al Cardinale Biffi mi è nata un'urgenza di riprenderlo in mano, no? Pinocchio, e soprattutto una delle cose più interessanti, di andare a leggere la storia dell'autore, Collodi Lorenzini, e soprattutto la storia di quel libro, no? Che terminò nella prima stesura, appunto, di Piccagione, no? Se non sbaglio, no? E allora il romanzo veniva pubblicato a puntate su una rivista per ragazzi, e diciamo che aveva già un seguito, ma lui lo faceva solo per soldi, dico così superficialmente, che l'editore ricevette un sacco di lettere di protesta perché il romanzo doveva andare avanti, non poteva terminare lì. E la cosa straordinaria è che Collodi Lorenzini andò avanti, e quindi noi conosciamo quella versione che, se non ci fossero state delle lettere di protesta dei lettori, i genitori, i bambini, non conosceremmo, non saremmo neanche qui a parlarne. E quindi l'interpretazione del Cardinale Biffi su quel romanzo fondamentale per la lettura mondiale, direi io, è stata un'altra rivelazione. E quindi il mio interesse, dico superficiale, sul Cardinale è proprio questo: l'ironia straordinaria, maestro di ironia, e poi questa visione, questa capacità interpretativa dei fatti letterari sconvolgente. C'è ancora un altro elemento su cui ti voglio ancora scomodare, però tanto per dare delle indicazioni, perché magari voi non siete ancora lettori di Giacomo Biffi. Allora, ha citato Contro Maestro Ciliegia, che è questo libro appunto di Biffi su Pinocchio, e ha citato questo, il Quinto Evangelo. Allora, mi rivolgo ai nostri autori, perché mi sto rendendo conto che il più vecchio sono io, alla fine, rispetto a questo libro, e vi spiego perché il più vecchio sono io, perché questo libro, il Quinto Evangelo, è uscito nel pieno, come dire, della discussione critica del post-concilio, discussione che ha anche diviso il cattolicesimo italiano, anche profondamente. Cosa ha fatto però di nuovo questo libro? Ha affrontato questo tema da un preciso punto di vista,
con l'arma dell'ironia. E questo non si era mai visto, ma poi fatto anche da un vescovo, cioè una cosa assolutamente controcorrente. Questo libro, adesso non lo ricordo più, però io l'ho letto, ero abbastanza giovane, quindi di che anno è? Ecco, è degli anni 70. Quindi io l'ho letto negli anni 70 quando è uscito questo. E ricordo benissimo come fumo tutti spiazzati, perché, diciamoci la verità, nel mondo cattolico c'era chi stava da una parte, chi stava dall'altra parte. Ma nessuno aveva questo senso di ironia o autoironia nel parlare di queste cose. E invece Biffi sceglie questa chiave di lettura linguistica. Chiedo ai nostri autori, che credo abbiano lavorato a fondo in questi anni su Biffi, secondo voi perché? Cosa ha rappresentato all'interno di quel dibattito degli anni 70 e perché scelse questa chiave? Io posso dire, precisando la data di composizione, probabilmente risale a prima, al 74, a prima cioè che diventasse vescovo ausiliare per la cultura, e quindi era parroco, e credo che sicuramente il fatto di essere inserito in un contesto parrocchiale, quindi a tu per tu, a contatto diretto con queste tendenze, con queste forti spinte che tu a cui tu hai accennato, gli abbiano smosso dentro qualcosa. Davvero ci teneva a dare una risposta, e una risposta in quella chiave che diceva prima Giacomo, con quel taglio che lo contraddistingueva, cioè l'umorismo. Quindi credo che le componenti che hanno portato alla produzione di quest'opera così sagace siano esattamente due: la sua indole e d'altra parte l'esperienza diretta, il contatto diretto con queste stesse tensioni in cui lui si trovava esattamente immerso. Samuele, non so, aggiungi. Sì, io credo poi che l'umorismo sgonfia, mentre quando uno è troppo eccitato anche la polemica, esatto, sì, mentre uno è eccitato dal tifo per la sua squadra, ecco, la battuta stempera un po'. Io credo che quel libro oggi a me, quando l'ho letto in anni più recenti, ha fatto quell'effetto lì di farmi una risata su quelle cose che io non ho vissuto ma ho studiato. Ecco, secondo me la chiave oggi, forse come allora, per affrontare determinati problemi, per non chiudersi nell'ideologia. Io credo che questa sia la via che lui ha seguito, proprio perché non doveva difendere una sua verità. Ecco, quindi io credo, non so se sono stato chiaro, ma credo che sia quella la strada. Comunque dopo chiediamo a Giacomo di leggercene un passaggio, ma per capirci, la chiave di lettura di questo libro è che lui cita un passo vero del Vangelo e ci mette di fianco una sua riscrittura, che è assolutamente esilarante, con l'ideologia del tempo, in quegli anni 70. Ed è questo che è profondamente spassoso, ma anche di un'acutezza senza pari proprio, insomma. E per la nostra generazione, appunto, che faceva parte di questa divisione, che sentiva come dire chi aveva ragione, naturalmente noi, e chi aveva torto, naturalmente gli altri, ma lo stesso si può dire al rovescio. Lui in realtà la posizione la prende, ma come dire, smontando attraverso l'ironia le posizioni che in qualche modo non condivide, insomma. Però torno a Giacomo, che non so se ha voglia di leggere. Sì, sì, ma c'è un poi dopo devo sollevare il discorso, per cui stiamo ancora un po' a metà strada, stiamo ancora un po' così, poi si va su. Allora, qui tu c'è una cosa però interessante ancora nella tua intervista che a me ha molto colpito. Tu dici: io faccio il comico, lui invece faceva l'umorista. E così, per citare altri esempi di umoristi che a te stanno a cuore, citi Mark Twain e Chesterton. Accidenti, cioè Biffi, Mark Twain, Chesterton. Allora, mi piacerebbe sapere innanzitutto perché li metti sullo stesso piano, e poi se ci spieghi la tecnica del mestiere, la distinzione professionale, perché per dire, uno come te, che in gran parte si scrive anche i testi, credo, come dire, allora sei insieme umorista e comico, cioè ci fai capire cosa vuol dire? Non credo che Biffi abbia mai recitato su un palcoscenico, però tu hai fatto due, scrivi e insieme interpreti. Ah,
Domande difficilissime, mi avevi promesso domande più facili, no? Forse siete meglio questo? Sì. 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 Sono più tecnico dell'audio che non dell'umorismo. No, allora, dire la differenza tra umorismo e comicità è arduo, no? E diciamo che noi tre, io anche mi iscrivo nella colonna dei comici che è più generico, più vago, no? Che cosa fa il comico? È uno che va sul palco, ti fa ridere, no? Ti fa ridere con una componente importante della comicità, con il corpo. Il corpo è fondamentale per la comicità, no? Senza il corpo è più facile essere degli umoristi, no? Perché nella comicità il corpo è fondamentale, voi lo sapete, è inutile che ve lo spieghi, no? A parità di battute, se noi prendiamo due attori o due persone, fa sicuramente più ridere quello meno bello, non voglio dire brutto per chi mi riguarda, no? Meno bello, quello più sgraziato, quello che non teme, non si vergogna a storpiare la propria faccia, il proprio corpo per suscitare la risata, perché la risata è quella cosa lì, no? Ovviamente la comicità, lo capite da voi, che è la nemica, tra virgolette, della serietà, della seriosità, no? E quindi, no? E non a caso la comicità, ci sono degli aggettivi, no? Dei sinonimi per definire un comico, un saltimbanco, un burattino, no? E ritorniamo a Pinocchio, perché appunto il corpo è fondamentale nella comicità, e anche perché non è secondario, il comico si occupa delle bassezze del corpo, che normalmente al teologo, al filosofo se ne guarda bene o se ne tiene lontano. L'umorismo invece, siccome è qualcosa di più letterario, no? C'è meno la presenza del corpo, è qualcosa di più, appunto, se volete, più spirituale, se mi passate il termine. E qui, insomma, per non annoiarvi troppo, vengo alla seconda domanda: perché paragoni Biffi con Chesterton e Mark Twain? Io, la mia ignoranza, ma posso dirlo perché non sono un critico letterario, e come i comici ci prendiamo delle grandi libertà, io posso dire che il capolavoro di Mark Twain per me è Viaggio in Paradiso, un libretto di 60 pagine, scritto da un non credente. Per tutta la vita Mark Twain ci ha tenuto a precisare che lui certe cose sono cazzate. E bene, questo libro è una fulgurazione, no? È la storia, ve la dico in poche parole, di un capitano di vascello che a un certo punto muore, sta morendo, e si ritrova che la sua anima vaga per il cielo, va, e non sa che meta avrà. No? Va, e vagando per i cieli, per i vari cieli, no? Incontra delle persone, incontra delle cose. A un certo punto è in un luogo che con ogni probabilità lì è il paradiso. Insomma, è uno straordinario immergersi in una fantasia liberatoria, e soprattutto perché è straordinario? Perché affronta un tema che tutti quanti nella vita ci tocca, ma non sappiamo che cosa dire. Sia che siamo credenti o no, quando ci occupiamo di al di là, o tappi le orecchie, o ci perdiamo sotto, o siamo in grande difficoltà, o non ne vogliamo sapere, oppure ci mettiamo lì, boh, forse con qualche nozione teologica, religiosa, cerchiamo di immaginarla. Però raramente uno di noi libera la fantasia su questo luogo, fantasia in senso di possibilità, e Mark Twain fa questa cosa, per me straordinaria, no? E qui, ecco, per me questo per me è l'umorismo, no? Questo è l'uso di questo linguaggio, quindi per paradossi, l'umorismo lavora tecnicamente per paradossi,
ribalta la realtà e quindi ti sconcerta, no? Ti fa trovare fuori posto, ma questo permette alla tua testa di fantasticare. Io questo l'ho trovato straordinario ed è un lavoro che lui fa, che lui ha usato per elaborare queste riflessioni sul Vangelo. Ti ripeto, poi se avremo tempo mi piacerebbe leggervi due pagine dell'introduzione, che è un capolavoro di umorismo. Comunque Giacomo, al paradiso è meglio credere, come tu ci insegni. Non volevo dirlo io. Però lo dico posso dire... Cioè, vai. No, lo dico con vergogna, no? Però anche con un po' di orgoglio, che io ho scritto questo libro, Il paradiso è meglio credere, dove, e l'ho scritto 4-5 anni fa, e Martin non l'avevo ancora letto, no? Perché quando l'ho letto mi sono preoccupato, ho detto, adesso qualcuno mi accuserà di... Ma non importa, anche se fosse così va bene, perché lui ha fatto un esercizio nell'Ottocento, io l'ho fatto più di 100 anni dopo, non c'è problema. Però ho scoperto una cosa, e vi assicuro che non è orgoglio, ma mi sono sentito meno solo, perché qualsiasi scrittore, che sia Mark Twain, Chesterton o Pizzaballa, non lo so, chiunque esso sia, che c'è il nome, no? Prima o poi verrà fuori Zavalla, che trattano gli argomenti che magari anche tu hai trattato, e allora ti senti, ah caspita, allora non sono scemo, non sono matto, non sono pazzo, e qualcuno ha pensato quella cosa lì ed è modo suo. Sì, immagini come sia il paradiso. Anche in Così è la vita voi in fondo immaginate, o meglio lasciate immaginare allo spettatore come possa essere il paradiso, perché arrivate... In cima esiste, a una collina, non si sa. E poi dopo il telepass, dopo la sbarra. Allora, a me mi è subito da chiedere al professor Bisalberti, perché se c'è uno specialista di paradiso può essere lui, no? Allora, come dire, come fanno a stare insieme queste riflessioni, secondo lei, con questo amore profondo, fin credo dalla giovinezza, che il cardinal Biffi aveva per Dante. Grazie, io intanto per stare nel comico devo dire che sono a questo tavolo semplicemente perché tra gli autori intervistati sono l'unico dell'Università Cattolica e quindi autorizzo l'uso dell'auto. No, grazie, io ho conosciuto il cardinale Bippi a livello della teologia, dell'organizzazione, soprattutto dell'Istituto Veritatis Splendor, di cui mi ha nominato membro del comitato scientifico proprio alle origini. Quando è stato fondato dopo il congresso eucaristico di Bologna l'Istituto Veritatis Splendor, fui nominato con tanti altri membro del comitato scientifico e quindi facevamo incontri annuali e avevo occasione di incontrarlo, però lui stava al tavolo di presidenza e io ero tra i presenti. Sì. Veniva di formazione, era neoscolastico e quindi aveva legami con la cattolica, soprattutto con la professoressa Sofia Vanni Rovini, qui, e io ero tra di unione, diciamo, con la sua cultura teologica di fondo. Quindi il livello per cui io l'ho conosciuto è il livello di profilo di teologia, anche nel campo degli studi di Susante, non era uno studioso col taglio filologico Susante, ma era uno studioso molto appassionato soprattutto dell'impianto teologico del pensiero di Dante, che riteneva espressione di una civiltà che era quella che egli stava riproponendo anche con l'Istituto Veritatis Splendor, di ampia apertura umanistica oltre che teologica. La sua passione per Dante è dichiarata, soprattutto negli ultimi anni, diceva che leggeva ogni giorno un canto o parte
di Dante della Divina Commedia, lo trovavo molto efficace per la sua gioia interiore, la crescita interiore, e per la sintonia che gli nasceva dentro la sua attività pastorale comunicare con Dante. C'è soprattutto il Paradiso, esatto, perché la parte del Paradiso la leggevo come un'istanza connessa con la produzione culturale in senso lato, ma anche teologica, con una valenza. La cultura ha un sforzo, lo avete ricordato, quel richiamo all'invisibile che lui sentiva fortemente, e il Paradiso di Dante è esattamente il calare in ogni passaggio, un progresso verso il punto vertice, il punto più luminoso, il punto più alto, e quindi era una anagogia, termine che lui applicava molto, lettura anagogica della Divina Commedia per l'elevazione mentale, spirituale, morale. Una, stando nell'ambito della comicità che io frequento poco, c'è nella Divina Commedia Dante mette Averroè nell'inferno, nel limbo in realtà, e in San Petronio a Bologna c'è una raffigurazione dove Averroè è raffigurato in una posizione bassa rispetto all'aldilà e sopra è dominato e schiacciato, diciamo, dai grandi teologi della scolastica. E ci fu un periodo in cui ci furono delle contestazioni da parte dei studiosi musulmani, perché ritenevano che quella raffigurazione di Averroè fosse ingiuriosa nei confronti del profeta. E Bippi ebbe sempre la capacità di creare un fronte di dialogo, di non citare scontri, lasciar perdere le polemiche, presentando il prodotto di arte in relazione alla mentalità del tempo in cui è stata scritta sia la commedia, sia in cui è stato composto l'affresco che si trova in San Petronio. Un'ultima cosa, oltre a Dante, il livello di passione per la teologia del cardinale Bippi era la cristologia, era il suo tema di specializzazione, diciamo, tema cristologico, e in occasione del centenario celebrazione di uno dei centenari relativi ad Uscotto, ci fu un suo intervento che riconobbe nella posizione di Duscotto un progresso per quanto riguarda la concezione dell'incarnazione del Verbo come antelapsaria, cioè la lettura della progettazione diciamo, del Verbo incarnato indipendentemente dal vincolo con la conseguenza della caduta del peccato. Quindi l'incarnazione è uno degli altri disegni di Dio al momento in cui tutto comincia, e in questo senso riconosceva il progresso, diciamo, l'evoluzione del pensiero anche di Don Scott. Grazie professore. Io adesso voglio tirare dentro il signor Giulio Dori, perché in realtà poi chi ha vissuto la Milano appunto degli anni 70 e poi a seguire, si ricorda di Bippi anche come la dico un po' così, da professionista, cioè in realtà qui stiamo parlando di un Bippi, come dire, scrittore, no? Ma di mestiere Bippi faceva il pastore, prima come parroco, poi come vescovo ausiliare della diocesi, poi come, non so, Bologna viene subito dopo l'ausiliare Milano. E per farvi un esempio, adesso a tavola noi siamo stati introdotti da un nostro amico prete che lo conosceva molto bene e lo invitava sempre a fare il cresimo in parrocchia, il suo mestiere, no?
E mia moglie, che faceva allora la catechista, quindi doveva seguire vari gruppi di questi cresimandi, e siccome, come credo succeda anche oggi in alcune parrocchie, erano talmente tanti che dovevano fare due turni nella stessa giornata in cui veniva il vescovo. E mia moglie si ricordava questa cosa che mi diceva a pranzo. Vedi, la differenza con gli altri, perché poi ne sono arrivati tanti, come dire, ogni anno, Bifi se n'è andato, insomma, ne arrivavano appunto per le crisme, arriva in periferia il vescovo. E dice, la differenza di Monsignor Bifi è che lui, per esempio, fra le due prediche erano diverse. Cioè, dalla prima alla seconda predica quel giorno, sembra, mi guardate, esatto, dice che ce ne importa a noi, però vi assicuro che all'interno della professione di cui sto parlando, cioè quella del pastore, è già un segno, è un segno importante, come dire, lui sapeva che comunque aveva un compito, quindi non aveva preparato il compitino, aveva preparato due di compitini, perché quello era il suo mestiere. Ecco, voglio dire, io credo, Monsignor Giuliano, che lui prendesse molto sul serio questo compito, così come, come dire, lo ha fatto con la diocesi di Bologna che ha guidato, insomma, è stato un pastore. Tutto questo mondo letterario che noi stiamo descrivendo, questa sua intelligenza, questa sua passione teologica, questa sua capacità di scrittura, di paradosso, tutto questo però si incarna dentro un pastore. Cosa vuol dire che Bifi è innanzitutto un pastore? Fidatevi, non ero. No, tutto un segno, sei stato punito perché ero qui per fare i saluti, non perché. C'è un po' di onori di casa, poco più insomma, quindi non sono tra gli autori che figurano, quindi non ho lavorato, diciamo, su questo. Mi riconosco molto nell'introduzione perché non avevo capito dove erano queste filastrocche e canarini, poi insomma uno apre il libro e capisce dalla frase riportata nelle meditazioni che per fare il buon pastore, appunto, per, dice lui, addirittura essere un cardinale, insomma, svolgere bene questo ministero, bisogna almeno giocare a bocce, contemplare la luna, scrivere filastrocche per i bambini e allevare canarini. Dice, se non ha queste passioni non può fare il cardinale, non farà mai il bravo pastore, quindi già ho risposto alla questione. No, la mia... Allora, no. Ovviamente questo, diciamo, apre ampi spazi a tutte le passioni, diciamo, io ne ho altre, non gioco a bocce, non gioco a calcio, e vabbè, però lo condivido. Per chi tifa? Non può sottrarsi. Cosa? Per chi tifa? Ma io non tifo, io gioco. Vabbè, politicamente corretto. Di solito uno così risponde così perché ti fa la Juve. Posso raccontare un aneddoto? Vi racconto un aneddoto. Allora, una delle ultime partite l'ho giocata da vescovo, anzi l'ultima partita l'ho giocata contro la Nazionale Cantanti. Divento vescovo a Macerata nel 2007, nelle Marche, sono marchigiano, nelle Marche c'è la Corea dei Giovani, grande evento con la partecipazione del Papa, Montorso, vicino a Loreto, il Papa è tornato e lo hanno ricordato lunedì molti, dice i pontefici sono venuti a Loreto in varie circostanze, Giovanni Paolo II nel 2004, insomma, uno degli ultimi grandi eventi che ha fatto prima di lasciarci, e poi Benedetto XVI nel 2007. Preparazione di questo grande evento a Montorso dei giovani italiani. Per la preparazione partita di calcio, organizzatori della Corea Nazionale Cantanti. Allora, allo stadio di Ancona, un grande evento, 25 dicembre, ero diventato vescovo da un mese, e si fa questa nazionale della Corea, e c'erano tre vescovi, Menichelli, che era però vescovo di Ancona, Becerrica, vescovo di Fabriano, grande animatore del pellegrinaggio Macerata Loreto, e il sottoscritto. Vabbè, io entro in campo, dopo 20 minuti avevo segnato due gol e fatto una traversa. Allora Gianni Morandi, che giocava nelle file dei cantanti, va dal nostro allenatore e gli fa: ah, ma siete scorretti, chi avete messo in campo? L'allenatore dice: ma quello è il vescovo di Macerata. Gianni Morandi rimane interdetto, poi viene da me e mi fa: vescovo, non ci umiliare così.
quindi preferisco giocare però. Però fu una delle pochissime volte, se non l'unica, che Gianni Morandi alla fine del primo tempo, riposo, prese la chitarra e si mise a cantare, perché lo stadio era pieno, c'erano 10.000 persone e la finalità che era comprare un camper per i giovani di Napoli, un camper per la legalità, quindi nel servizio di una particolare problematica dei giovani napoletani, era già sul posto. E quindi erano tutti, una giornata bellissima, 25 ore, erano tutti contenti, una grande festa, eccetera. Chiusa la parentesi, ritorno a Biffi. Allora, io devo dire che non sono stato, non ho una conoscenza, ripeto, sono qui più per dovere di casa che peraltro, però ho avuto una fortuna, quella di conoscere molto bene Biffi in un contesto molto particolare. Cioè, io sono stato per 10 anni direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della CEI. Allora, il governo dei vescovi italiani è fatto dall'assemblea, non sono tutti quanti insieme una volta all'anno, ma il vero governo è quello del consiglio permanente, cioè sono i ministri, sono il presidente delle conferenze episcopali e i presidenti delle commissioni, che si riuniscono per 3 giorni, 3 o 4 volte l'anno, dove si prendono delle decisioni, si discutono i problemi, poi arriva l'assemblea, ma diciamo dove si affrontano le questioni. E quindi per le sue funzioni, oltre ai vescovi, partecipa anche il direttore. E quindi io ho seguito per tanti anni cosa accadeva nel consiglio permanente. Non svelo niente se dico che davvero era uno spasso ad ascoltare Biffi in quel contesto molto ufficiale, molto paludato, in cui si facevano interventi solenni, misurati, eccetera. E quando Biffi chiedeva la parola, si creava un silenzio molto particolare. E il commento era: ah dai, sentiamo che Pino Chiara che ci dice adesso. Attenzione, non era dispregiativo, conoscendo Biffi come il più grande pinocchiologo, come lui si definisce, tutti sapevano benissimo che quando Biffi non interveniva, perché era sempre molto sornione, aveva un'idiosincrasia per le riunioni, per i documenti, per tutte le robe delle chiacchiere, eccetera, ma quando interveniva si sapeva che il suo intervento era assolutamente pensato, pertinente, anche se non sapevi mai dove andava a parare. Nel senso che partiva probabilmente raccontando, a volte raccontando una favola, un aneddoto, quindi prendeva sempre la questione di traverso, mai un intervento di carattere direttamente o dottrinale o pastorale, girava intorno con una finezza davvero unica, che sono una cosa che aveva lui, rarissima, davvero dell'umorista sopraffino, ma con una verve, con una capacità di andare a sviscerare la questione, per cui ti arrivava alla fine che ti smontava tutta una serie di costrutti che erano stati fatti, ti metteva là una battuta o magari finiva anche con una domanda e tu capivi che era andato fuori strada. Quindi insomma, i suoi interventi erano sempre determinanti, mai superflui, e fatti con una, diciamo, con uno stile assolutamente personale, appunto, che io ho sempre ritenuto e ho ammirato come uno dei più grandi apologisti cattolici viventi. Perché in questa stagione in cui noi occidentali siamo diventati molto concettuali, molto razionali, abbiamo razionalizzato anche la teologia, anche, non è che Biffi non fosse un fine teologo capace di spaccare il pelo, come si suol dire, aveva tutte le capacità, ma lui aveva la consapevolezza che il mistero che ci trascende sempre lo puoi solo evocare. Più lo descrivi e più lo soffochi, più lo evochi e più lo sei in grado di affascinare e quindi di attrarre. E la sua capacità di essere sempre ficcante con le battute, con le annotazioni, con i suoi punti di vista, sempre originali ma mai scontati, nascevano proprio da questa capacità dell'andare oltre e del in qualche modo far saltare quei meccanismi di cortocircuito dove alla fine finiscono gli scontri ideologici. Lui poteva apparire molto ben orientato, molto caratterizzato nelle sue posizioni. In realtà lo scopri sempre che non lo puoi
chiudere dentro delle etichette, dentro degli schemi, dentro delle visioni. E quindi l'ho goduto io per tanti anni in questo contesto molto particolare di cui non risultano gli atti, quindi non è un contesto in cui si possono avere, ma dove davvero, secondo me, dava anche il meglio di sé, smontando tutte le impalcature che spesso i confratelli facevano. E poi, siccome c'erano dei personaggi di primissimo ordine, quindi si misurava anche con il fioretto, con alcune posizioni, linee teologiche, pastorali, e devo dire che un po' sembrava a volte addormentato, quindi lui meditava e poi arrivava con la sua stoccata. A quel punto capivi che davvero era un uomo di profonda sapienza, meditazione, di grande passione e amore alla Chiesa. E quindi un pastore sui generis, molto particolare, ma proprio per questo forse molto molto efficace. Grazie, Monsignore. E questa possibilità, questa impossibilità di racchiuderlo in categorie così ristrette è emersa subito agli occhi, ai nostri occhi, quando siamo riusciti a far convergere, citavamo prima, in Ubi Fides et Ibi Libertas, persone così eterogenee come Giuliano Ferrara, da una parte, ad esempio, e Pierluigi Bersani. E tutti comunque riuscivano, dal loro punto di vista, a restituire un frammento, in una, frutto di un'esperienza personale diretta, che potesse in qualche modo dipingere un Giacomo Biffi, talvolta anche inedito. Qualche titolo di giornale diceva un Bersani che non t'aspetti, perché parlava di grazia. È stata un'esperienza singolare quella di Ubi Fides et Ibi Libertas, ecco, del libro che appunto abbiamo dedicato a un anno dalla sua scomparsa. E abbiamo avuto occasione, in sede di presentazione all'Archiginnasio a Bologna, nel 2016, di precisare questo, parlando, direi, di composizione degli opposti, coincidenza oppositorum, così riferendoci a Niccolò Cusano. Davvero lui sembrava riuscire a tenere insieme tanti aspetti diversi. Era davvero oltre, come Monsignor Claudio ci ha ricordato, oltre al di sopra di queste. Qualcuno intervistava Don Samuele e cercando un po' di riuscire, tentando di trovare appigli per chiedeva ma progressista o conservatore? Queste categorie saltano completamente quando si parla di Giacomo Biffi. Tra l'altro saltano anche osservazioni più osservazione in coda, se pensate agli schemi anche della nostra stampa, della nostra opinione pubblica, che dice Monsignor Zuppi è un tipo di vescovo progressista, i suoi predecessori Caffaro e Biffi non lo erano. Quel che abbiamo sentito di Zuppi, per esempio, fa saltare per aria subito questi schemi al volo, visto che gli hanno commissionato, eccetera eccetera. Ma io voglio chiudere, prima di lasciare la parola finale a Poretti, perché ci legge, come ci ha promesso, un frammento dal Quinto Vangelo. C'è un tema che voi affrontate con Gulisano, no? Che è molto biffiano, che è il giudizio sulla modernità che dava Chesterton. Leggo una frase che tante volte credo abbiamo sentito, ma che è molto interessante. Cioè, nel momento in cui, per esempio, no? Soprattutto noi vecchi, come dire, ci appelliamo all'idea che il mondo è in piena crisi, che non ci sono più, come dire, il senso morale di una volta, eccetera eccetera eccetera. Negli anni 30 faceva questa osservazione Chesterton: il mondo moderno ha subito un tracollo mentale molto più consistente del tracollo morale. Allora, questa chiave di lettura, io credo che se la mia lettura, la mia conoscenza, quel che ho ascoltato anche quando lui era vivo, il Monsignor Biffi, ci si riconoscesse profondamente e totalmente. Non è una chiave di lettura, e chiedo proprio a voi autori, che lo rende attualissimo anche oggi, in cui tutti
tutti, al massimo ci stracciamo le vesti per una presunta crisi morale, quando invece la crisi è della ragione, è profonda, è proprio del modo di affrontare il reale. No, ma certo, lui parlava di espressione sua, di deragliamento della ragione, prima ancora che un deragliamento di ordine morale o qualunque altro. Era una conseguenza per lui, come per Chesterton negli anni 30. E diceva: il dramma maggiore non è la perdita della fede, ma la perdita della ragione. E poi c'è tutto Chesterton che illuminava questo dicendo appunto: se uno conosce la ragione non può adorarla, perché ha dei limiti. Ecco, allora Giacomo Biffi diceva: forse bisogna ritornare a quello che noi banalmente chiamiamo buonsenso, che mi sembra oggi si sia completamente sbarrito, perché anche la fede si basa sulla ragionevolezza, che non è razionalismo, ma è dare ragione della realtà, e la realtà ti parla. Il volerla manipolare, schiacciare, alla fine ti ritorna addosso. E credo che oggi questo sia di un'attualità. Il problema, secondo me, è il problema veritativo. Ecco, quando io dicevo, Biffi non difende una sua verità, che poi diventa ideologia, ma difende la verità, cioè le cose per quello che sono. Se cambiamo il nome alle cose, c'è Babilonia, c'è confusione. Ecco allora che l'uso della ragione non è di diventare divina, idolatra, l'idolo, ma è quella che riconosce la realtà, che qualcun altro ha posto in essere. Allora c'è qualcosa che va oltre, anche semplicemente una razionalità che la fede fa cogliere. Perché poi, e cito un altro personaggio che è Bud Spencer, di cui mi sono occupato, che diceva: comunque a qualcosa credi, la tua religione te la fai, non credi in Dio, crederai ad altro, ma stai credendo comunque a qualcosa. Siamo, mi diceva, condannati a credere. C'è un altro riferimento che possiamo fare a questo proposito. Uno degli autori che Biffi amava appassionatamente era Salaviov, e lui amava citare un brano tratto dai tre dialoghi, Il racconto dell'anticristo, in cui Salaviov descriveva i seguaci di una nuova religione, vertidirnichi o diromoliai li definiva, che si erano messi ad adorare un buco praticato nell'isba dei contadini russi, un buco, e dice che nessuna religione era arrivata a una riduzione talmente significativa dell'oggetto stesso del culto, e diceva: d'accordo, ma questi non avevano il coraggio di chiamare quel buco altrimenti che buco. Seguirono poi però i seguaci di una nuova religione, che arrivarono a chiamare quel buco nuovo Vangelo, e definiva esattamente questo come una sventura terribile. Dice: la sventura primaria e più grave che affligge il sapere e la mentalità della nostra epoca non è la perdita della fede, è il deteriorarsi o addirittura lo smarrimento della sanità mentale. Quindi, paradossalmente, dare la conclusione a Giacomo Poretti a rovesciare questo punto di vista radicale. La diamo la conclusione, ce la dà Giacomo Biffi, spero di leggervi una cosa interessante, sicuramente lo è. Vi voglio leggere le due o tre paginette di introduzione che lui scrive al quinto Evangelo. Tralascio alcune cose, dico: in principio c'è il commendator Giovanni Migliavacca, anzi Migliavacca commendator Giovanni, come ha impavidamente stampato sui suoi biglietti da visita. Ci fosse un trattato sull'industriale milanese, verrebbe riprodotto in copertina come uno dei più perfetti esemplari. Cosa fabbrichi non ho mai ben capito. Qualunque cosa sia, riesce a venderla a tutte le latitudini. Ai suoi tempi ha fatto le tecniche, sarebbe l'istituto tecnico, alla sera, e parla il francese e l'inglese con la stessa difficoltà dell'italiano. Le sue impiegate di bella presenza dovrebbero sapere tre lingue,
ma quanto più è bella la presenza, tanto meno si formalizza sulla glottologia. Ma non c'è da pensare male, in ufficio è paterno, ma serio. La segretaria gli serve come l'enciclopedia Treccani nel soggiorno della sua casa. Ridano l'ambiente, la guarda con soddisfazione, ma non le tocca. Non vuole complicazioni né con la moglie né con la cultura. È cattolico convinto. Sua moglie difatti va a messa tutte le domeniche libere e sua figlia ha studiato dalle Marcelline. A parole è fiero oppositore del governo per via delle tasse. In fondo al cuore spera che le cose non cambino. Egli si è fatto tutto nel primo ventennio democristiano e all'epoca del miracolo economico è riuscito anche a piazzarsi sui mercati internazionali davanti ai concorrenti francesi e inglesi, ai quali è rimasta sempre in fondo al cuore la persuasione di essere stati raggirati. L'avevano preso per un italiano, spaghetti, mandolino, dolce, far niente. E quando si sono accorti che era un milanese, era già troppo tardi. Le sue condizioni sociali sono ben definite. Dal poi in giù sono tutti terroni. Ma la colpa è di Garibaldi che ci ha messo insieme. La politica è una cosa sporca ed è per i meridionali che non sanno far altro, però i sottosegretari si invitano a pranzo anche se sono della Basilicata. I preti devono interessarsi solo di quel che succede in chiesa, ma anche in chiesa non devono proibire di cantare l'Ave Maria durante il matrimonio della sua bambina, perché lui paga. Gli operai fanno sciopero perché non hanno voglia di lavorare, come invece lavora lui, che è sulla breccia dall'alba a mezzanotte. Naturalmente, come tutti i milanesi, è convinto di avere il cuore in mano. Non sfugge a nessuna colletta, a nessuna richiesta. In Valsassina, dove ha la casetta del weekend, mantiene il riscaldamento all'asilo del paese. E se il Milan vince il campionato, i frati di Padova ricevono un assegno di 6 cifre. Rispetta tutte le opinioni, tranne quelle dei sindacati e dei tifosi dell'Inter. Rispetta gli animali, i preti, i carabinieri, a patto che restino tutti a una certa distanza. Io sono un prete e tuttavia è mio amico fin dall'infanzia. Pur essendo più anziano di me di qualche anno, è stato mio compagno di giochi nel cortiletto del nostro caseggiato popolare, dalle ringhiere perennemente pavesate di camicie e di mutande, donde occheggiavano di tanto in tanto le nostre madri a rassicurarsi che la nostra scapestraggine restasse nei limiti del sopportabile. Poi io ho fatto il prete e lui i soldi, ma siamo rimasti amici lo stesso. Nell'aprile del 67, proprio poche settimane prima della guerra dei 6 giorni, il commendator Giovanni Migliavacca mi dice a bruciapelo: vieni a fare un giro con me in Palestina? Era a causa del padre Mariano della televisione. L'aveva sentito una sera mentre era a letto con l'influenza a parlare del paese di Gesù, Nazareth, Gerusalemme, Betlemme, nomi che gli ricordavano il presepio e i pomeriggi domenicali all'oratorio, e gli era venuto il ghiribizzo come una nostalgia di andarli a vedere di persona. E aveva trovato naturale pensare a me, prete, come accompagnatore. La proposta mi provocò una crisi di coscienza. Potevo, senza rimorsi, spendere tanti soldi per un viaggio, sia pure per un pellegrinaggio in Terra Santa? È vero che io vedevo tanti miei confratelli, più informati sui nuovi sviluppi del cristianesimo post-conciliare, andare un po' in tutte le parti del mondo e dialogare sull'impegno e sul disimpegno, sulla comunità primitiva e sulla povertà evangelica. Si parlava anzi in quei giorni di un prossimo raduno internazionale alle isole Bahamas per la riscoperta della chiesa dei poveri. Io però non sarei andato a dialogare, perciò non avevo scuse. Ma che pensi mi per la grana, diceva spazientito Migliavacca. Era per la mia coscienza cascare dalla padella nella brace. Potevo compromettermi in questo modo con un tipico rappresentante del capitalismo e correre così il rischio di venire perfettamente integrato nel sistema? Alla fine il desiderio più
più forte delle mie titubanze, e così una mattina d'aprile salivo sull'aereo dietro al mio commendatore con l'eccitazione e la vergogna di un adolescente d'altri tempi che varcasse per la prima volta la soglia di una casa di peccato. Il resoconto del nostro soggiorno palestinese mi porterebbe fuori argomento. Ai nostri fini basti dire che, esaurita la visita ai luoghi santi e a qualche approssimativa devozione, il commendatore Giovanni Migliavacca si era abbandonato anche là all'istinto dell'uomo d'affari e, vestito mezzo americano e mezzo arabo, si aggirava tutto il giorno per le stradette, le bottegucce, tutto intento a farsi spennare da quei musi leventini. Ci vedevamo a cena quando ritornava carico di tutta la paccottiglia del Medio Oriente. Una sera mi viene in albergo con un involto misterioso, pieno di cartelle sbrindellate. Tieni, questa roba per te che hai studiato il latino. Ho capito subito io che sono stracci del tempo del Carlo Codiga, o almeno dei Lombardi della prima crociata. Già avevo cominciato a canzonarlo, come facevo, ma qualcosa in quei brandelli mi colpì. Si trattava senza dubbio di pergamene di un'antichità impressionante, benché sbiaditi e quasi cancellati dalla polvere e dalle macchie, i segni che vi erano mi apparvero subito come caratteri greci, gli stessi dei più antichi codici del Nuovo Testamento. Metteva conto di considerarli con un po' di attenzione. L'esame degli esperti dopo il nostro ritorno diede risultati sensazionali. Erano frammenti, ci assicurò, della metà del secondo secolo di uno scritto cristiano che poteva benissimo risalire alla fine del primo, pagine di un quinto Evangelo, sobrio nella forma e originale nel contenuto, capace di gettare una luce nuovissima sull'autentico insegnamento di Gesù. Finanzati dall'impagabile commendatore che si dimostrava tanto più entusiasta quanto meno ci capiva, ci si accinse in equipe, come d'obbligo dire oggi, preparare l'edizione critica, una fatica che è solo ai suoi inizi, ma quando vedrà la luce, eccetera, 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 eccetera. Migliaia di volumi pubblicati della cultura tedesca, francese, anglosassone, per risolvere la questione sinottica e il problema dell'origine degli Evangeli, dovranno essere mandati al macero e tutto si dovrà ristudiare da capo. Centinaia di professori universitari vivono oggi ignari i loro ultimi anni di tranquillità prima della disperazione o dell'infarto. Ma io non posso aspettare l'edizione critica ed ecco il perché, eccetera, eccetera. Spiego, vado alla fine. E dice che lo farà. A qualcuno potrà non garbare l'idea del vecchio manoscritto. Non vorremmo si arrivasse addirittura a mettere in dubbio la buona fede nostra o del nostro amico commendatore. Questi ritrovamenti sono capitati con molta frequenza in questi ultimi secoli. Anche i migliori scrittori, perché sarebbero interdetti solo al signor Migliavacca? Il quale è decisissimo a non mostrare le sue preziose pergamene a nessun curioso che ne facesse richiesta, e ha invece disposto che alla sua morte vengano consegnate alla biblioteca ambrosiana, dove resteranno custodite con uguale amore assieme alle pagine autografe del celebre anonimo manzoniano. Grazie, grazie. Ricordo il libro.